E allora perché complicarsi così la vita? Ci si complica la vita perché, come diceva Carla, no, si vuole bene al posto in cui si sta. Anche io ho avuto possibilità di andare fuori, di andare via. Ma Mario Palmiro dice: non riesco a staccarmi dalle quattro pietre da cui sono nato. È la stessa cosa, uno vuole dare qualcosa di buono, di bello al posto in cui è nato, al posto in cui ha gli affetti, al posto in cui è cresciuto. E le donne. E tra l'altro, vi avverto prima, diventa una malattia essere amministratori, nel senso che non si riesce a fare una passeggiata senza guardare il cestino, la carta a terra al cestino, la lampadina fulminata, o quando si va in vacanza si cerca di prendere tutto quello che ha di buono quel posto, l'oasi ecologica, il debbia nel bere l'estate, si cerca di riportare tutto nel proprio posto per farlo funzionare bene. E dicevo che è complicato anche essere donna in politica. Di solito in lista si mette sempre una giovane donna, è sempre il valore aggiunto la giovane donna. Poi a conti fatti invece tra un uomo e una donna si preferisce un uomo. E tra il giovane, chi ha più ha qualche anno in più, si preferisce chi ha qualche anno in più, perché il giovane deve fare esperienza. Quindi quello che è un valore aggiunto alla fine diventa anche una zavorra in più, diventa un ostacolo in più da superare, diventa una lotta in più. E io noto sempre con molto rammarico una cosa: quando una donna bisogna distribuire le deleghe, di solito si dà la cultura, il turismo, non si dà mai il bilancio, ad esempio. La donna sì, c'è in politica, purtroppo viene sempre relegata a ruoli non minori, ma come cioè, le cose tecniche lasciamole stare. E io qua approfitto anche per ringraziare Mariella Naccarella, che ha svolto un lavoro veramente incredibile nel Consiglio Comunale, ha portato avanti due assessorati, tre assessorati difficilissimi, dell'urbanistica, dell'ambiente e della scuola. Tra l'altro, perché ha svolto un lavoro incredibile? Perché è inutile negarlo, il lavoro di cura tocca la donna. Gli uomini che fanno attività politica non devono occuparsi della famiglia, la donna che fa attività politica deve occuparsi anche della famiglia. E questa è una battaglia che politicamente da anni si sta portando avanti, cioè di cercare anche i tempi per le donne. Una riunione non si può fare alle 7 di sera per una donna, la donna è a casa, che ha la famiglia, che ha i figli, anche i tempi, i luoghi delle donne. È una politica che non è fatta per le donne, assolutamente. E addirittura ci troviamo anche indietro. Noi abbiamo avuto la Iotti, abbiamo avuto la Pivetti, adesso la Bonino, però pensate in quei paesi che si dicono del terzo mondo, i paesi africani, i paesi sudamericani, invece le donne sono capo del governo. In Spagna una donna è ministro della difesa. Noi ci vantiamo tanto di essere avanti, invece poi siamo il paese che per quanto riguarda la politica al femminile ci troviamo più indietro. Facciamo solo le discorsi. Sì, facciamo. E anche il problema delle quote rosa, io dico sempre che non mi sento un panda, lo tocca in una lista, due donne ci devono essere per forza, la quota rosa. No, io voglio che le donne ci siano perché le donne non credo nell'uguaglianza, donne e uomini sono diversi nell'affrontare le cose, nell'affrontare la vita, nel risolverle, però le pari opportunità sì, quello sì, bisogna dare alla donna l'opportunità di fare quello di cui è capace. Se vuole fare politica bisogna dare alla donna anche l'opportunità di fare politica. Io ho notato una differenza tra 5 anni fa e questi, ne parlavo anche qualche giorno fa con Simone. 5 anni fa venivo anche da tutto il movimento del social forum che c'era appena stato, quindi ho detto, no, vado in comune, cambio il mondo, quasi, qualcosa di simile. Poi invece si capisce che la rivoluzione è veramente nelle piccole cose, veramente mettere e andare subito a cambiare la lampadina davanti alla casa dell'anziano, che se non vede la luce accesa alle 7 di sera comincia ad agitarsi. E veramente è sapere che la mattina chi fa il turno alle 4 e c'è la neve a terra può uscire di casa con la strada pulita perché deve andare a prendersi lo stipendio. Quindi tutto viene di nuovo, diciamo, relativizzato, viene vissuto in un'altra maniera. Sì, assolutamente. Gli ideali rimangono, però si vede la cosa in un'ottica totalmente diversa. Io ricordo anche un incontro con un'altra donna, con Miriam Mafai a Pescara. Lei fu sfollata a Pescara e ricordava che c'erano famiglie che alloggiavano all'Exaurum e lei disse: io ho capito che la rivoluzione
non era quella che dovevo cambiare il mondo, da cambiare i sistemi politici, ma di riuscire a prendere un pezzo di pane, nasconderlo sotto la mano e portarlo in quel luogo dove c'erano le madri con i bambini che non erano da mangiare. Cioè, la rivoluzione è nelle piccole cose. E infatti io, diciamo, il mio slogan per la campagna elettorale quest'anno, che mi ripeto di continuo, è che la vera rivoluzione è gridare a voce alta la realtà dei fatti, cioè parlare delle cose concrete, piccole, ma che ci possano far vivere un po' meglio. Tutto ciò che possiamo fare, che può farci migliorare la nostra vita, senza pensare a grandi cose, veramente dal locale al globale, poi, al rovescio. Quindi io vi chiedo di dare un voto ad una donna, di dare l'opportunità ad una donna, perché la donna porta un bagaglio differente nelle cose, c'è un pragmatismo diverso. La donna sa mediare, sa imporsi, ma sa anche poi risolvere nelle situazioni più critiche, sa anche trovare la chiave giusta. Mario lo ricorda proprio qualche giorno fa, diceva che c'era Mariella che nei momenti opportuni sapeva rimettere la palla al centro, insomma ci ha richiamato tante volte anche durante i preconsigli, cioè sapeva indirizzarci. C'è una pragmaticità femminile probabilmente che deve venire valorizzata. Quindi faccio anche un appello, avvicinatevi alla politica, non lasciamo che la politica sia soltanto maschile, non è assolutamente solo per voi. È complicato, io lo posso fare perché non ho una famiglia mia, lo ammetto, altrimenti non sarebbe stato tutto molto più complicato. Posso permettermi le riunioni politiche fino alle 9 di sera, posso permettermi di andare al comune, di stare al comune anche a ora di pranzo, è veramente faticoso, però credo che il valore femminile nell'amministrazione, nella politica ci debba essere. Quindi io penso che questo patrimonio che c'è qua questa sera, io veramente vi chiedo con il cuore che non venga disperso. È la prima volta che vedo tante donne tutte quante insieme. Quindi merito di Mariucce, sì, diciamo. Merito sicuramente. Il mio auspicio è che dopo queste elezioni, insomma, questo patrimonio che c'è qua stasera di vite diverse, di esperienze diverse, di competenze diverse, poi insomma, non si sciolga veramente come nega al sole. Grazie. Okay, bravo.